Ciao a tutti ragazzi, ben trovati al vostro Mr. Volpix 97, ben ritrovati oggi su Valenza nel 1° giugno del 1915 in Francia. Andiamo qui, perché attenzione a non morire. Oh minchia, che cazzo è? Ok, attenzione, cerchiamo di evitare tutte queste bombe qua. E poi subito, bravo, così. E che cazzo è un motorino? Ok. E giustamente non avevo ancora trovato le medicine. E c'è questo, c'è Freddy, ce l'ha ancora con il barone von Dorf, che ancora una volta è riuscito a scappare, vi ricordo. Se non avete visto l'altra puntata andatevela a vedere. E adesso vestiamo i panni dell'altro personaggio, per l'appunto, non mi ricordo mai. Ah, quello gli manca il marito, giustamente. E prego. Ah, devi... Ok, ho capito. Sì, perché... non posso, mi dispiace. Lì c'è un ragazzo che piange. Quella signora, perché lui deve entrare nel castello. Ok, aspetta, ho capito. Ho capito, vai a soccorrere quel povero uomo, bravo Doggy. Bravo, quanto è bello sto cane, piccolino, bello. Ok, scusate se faccio così, ma i cani mi piace troppo passare. Come del resto anche tutti gli animali. Ok, bene. E prendimi la cosa, bravissimo cane. Bravo. Ok, Edla, bravissimo. Ok, visto che lì c'è fumo e quindi presuppongo che non si possa passare. E del resto, e proviamo a dare qui quello SOS. Infatti ci vuole la leva. E provo ad andare qui, questa parte. Provo a girare. Ok, qua. Secondo, vediamo di capire bene. Controller, ma vaffanculo. Aspettate un secondo che mi si è scollegato il controller, perché c'ho quello wireless, basta che... Ok. Bene, puoi scomparire. Qui c'è una cosa nascosta. E la prendo. Sentiamo. Sto arrivando. Basta questa cacera. Ok, forse ho capito. Questa qua l'abbiamo girata tutta. Oh, girate. Ah, così. Ok. Porca puttana. E vedete, questo odio io. Dobbiamo far andare il cane qui dentro. Quindi tu vai là, prima che se ne sale. Bravo. Io nel mentre salgo nuovamente. Vado qua. Ok, questa volta così. Oh, ma basta. Cioè, mi deve fare giocare con Most Stera. Cane, vieni qua da me. Ascolta, io adesso ti devo dare sta leva. Ecco, appunto. Adesso vattene là. Ti porto là sopra. Non fare store. Ma vaffanculo. Vaffanculo al controllo. Mi sono rotto i coglioni. E adesso come cazzo si gioca qua? Ok, non mi ricordo più come si fa. Ah, con alt. E uno. Dagli la leva, bravo. Ok, che cazzo devo giocare con sto cazzo di controller. Tu vai là. No, anzi no. Scusa, bravo. Bravo, bravo, bravo. No, ok, andiamocene dai. Bravo cane, andiamo Sta parte ve l'ho tagliata perché era un poco pallosa. Ok, ho capito. Dobbiamo chiamare gli altri. Ok, vediamo. Questo no, questo è ferito purtroppo. Ok, sì, ho capito. Dobbiamo spingere, dobbiamo aiutare queste. Andiamo, Mango. Ma che cazzo? Ho capito, ma... Ok, dobbiamo entrare qui dentro. Vediamo cosa c'è. Chiedo niente, anche se non ci credo, infatti. Andiamo, passiamo lo stesso. Ed è una ragazzina che... Ah, ci sono le gesoie di Freddy. Dobbiamo andare da questa parte e ci ritroviamo ai piani superiori. Quindi sicuramente dovremmo raggruppare un poco di uomini per, diciamo, spingere quell'oggetto, diciamo, e basta. Ok, tanto poi provo a fare qualche cosa che sta alle volte. Ah! Ma che me ne vado a fanculo, mo. Ma che me ne vado a fanculo. Ciao. Porca troia. Tanto mo come cazzo passo io. Vediamo, Ok. Bene, prendi ste cazzo di gesoie. Ok. Quindi andiamo di nuovo al piano di sopra. Sono rotto un poco i coglioni. E saliamo nuovamente la scala. Ok. E cerchiamo di... No, tu cagnolino, resta qui sotto e fare il bagneruzzo. Ok. No, qui le gesoie. Ok. Ma non è che ne fai solamente un uso e poi le butti. Infatti. Che cazzo te dicevo io. Vai là che c'è una cosa.
Guarda che c'è una cosa. Vai, 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 cagnolino. Vai, vieni qua, cane, prima che spunti tutto. Ok, quindi il padre adesso della ragazza, a me ne penso, dovrebbe aiutarci anche quello che abbiamo liberato. E in totale sono altri due che, scusate, in totale erano questi due che ci mancavano per completare, diciamo, lo spostamento di quell'oggetto. Quindi, ecco, adesso, sì, bravo, ci puoi aiutare? Grazie mille. Ecco, infatti, l'uomo, minchia, questo con la gobba, ok, benissimo. Sì, sì, come si dice, 5 è meglio di 3. Ok, andiamo. Che bello. Allora, saliamo le scale adesso, sicuramente la stessa cosa adesso che ci prendendo vista di graviglie di putana. Anzi, credo di no. Ok, quindi camminiamo un po' con le città deserte. Qua c'è il cagnolino. Oh! Cioè, il cane può correre, io non posso correre. Ma guarda la vita. Cosa ti riserva? Andiamo, eh. Che cosa succede? Che io sento gridare. Che cosa? Io non ho capito bene. Ma sta crollando tutto, ho capito. Ah, è Van Dorf. Beh, giustamente era lui. Ah, che cazzo è un boss questo? Si vede che ne ha. Vai cagnolino, bravissimo, bravissimo. Ecco, ciao. Sto bastardo si è salvato. Non vale. No, aspetta, aspetta. Ecco, appunto, suca. E adesso, cioè, sei obbligato. No! No, non me ne ero accorto. Ok, ok, cane, vai. Bravo. Oh, stai, vai, vai. Vai qua. Ok, benissimo. Bravissimo. E mezza è andata. Ah, giustamente che mi rinforza adesso. Oh, 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 oh. Che cazzo te ride? Tutta la città in fiamme, ragazzi, vi ricordo. E noi siamo gli unici adesso insieme a personaggio Freddy che può salvare il mondo. Quindi Freddy, andiamo perché le puntate sono ancora troppo corte. Ecco un altro boss per l'appunto. Non voglio farlo nella prossima puntata perché è troppo corto come boss. Ok, e adesso io come cazzo dovrei fare? E adesso che cazzo comando io? E che cazzo è? A stronzo. Ma che cazzo debutto io? Ok, benissimo. E una è intatta, signor Barone von Dorf. E adesso tocchiamo le palle, pezzo di merda. E questa qua ti sei dimenticata ad accendere, la stronzo, eh. Vai che tra poco non ci sarà più il Barone von Dorf. Questo è rimasto attento intanto. Aspetta un secondo che gli faccio buttare ste quattro caramelle qua. Così insegno che cazzo comanda il paese. Ecco, Luca. Sì, vabbè. Ok, scusate. Andiamo. Grazie mille. E adesso dovrebbe essere così. No, non si può prendere. Scusate, eh. Vai. Vediamo se... Ah, lì sopra, ok. Ho capito. Boom. Ah, ok. Sì, Tomà c'è puttana. Che su, piattillo. E tu ficchi in culo. Ecco, appunto. Scusate, ragazzi. Momento di alettare così così. Ah, carissimo Barone von Dorf. Hai aumentato la portata dei... Ecco. Beccate sta cazzo di granata. E ricordatelo. Sì, sì. Non defunziona più. Bastardo ha costretto Carl. Porca puttana. Quindi, ragazzi, continuavo la fuggita del Barone von Dorf, Freddy e l'altro suo amico che sono incazzati lerci per quello che è successo. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Tanti bei pollici in su se ne volete degli altri. Qui da Mary, il cagnolino, il professore, Van Dorf, Carl, Freddy, che cazzo ha, più ne ha, più ne metta. È tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Abbiamo finito. Pensavo, ma abbiamo finito il capitolo 2. Adesso è il capitolo 2, la terra squassata. Va bene.
Ragazzi, io credo che il video può anche finire qua. Spero che vi sia piaciuto, come già ho detto in precedenza. Noi ci vediamo al prossimo video, la vostra unità Volpix 97. Quindi ciao ragazzi, al prossimo video. Bella.